Ebbene, ritrovate in un nuovo video tutorial. Oggi andiamo a realizzare un progetto che è sempre a scacco uno dei miei cavalli di battaglia, ovvero le mini bag porta confetti. È un'idea super originale per le vostre bomboniere, semplice da realizzare e soprattutto oggi andiamo a utilizzare le copelle, che è un materiale differente, insomma, dalle solite bomboniere. Quindi mi raccomando, vediamo subito quello che serve per realizzare le nostre mini bag porta confetti. Come sempre vi consiglio di scaricare il cartamodello che trovate sul mio sito. Come sempre vi lascio tutti i link necessari nella box info sotto il video. Sul cartamodello ovviamente ci sono riportate le sagome e in questo caso il materiale che serve è davvero pochissimo, quindi sarà, oltre ad essere una bomboniera super originale, anche super economica da realizzare. Quello che ci servirà: un rettangolo più grande per la nostra mini bag, due striscioline, anche due rettangoli più piccoli per realizzare i manici e due ritagli di panno Lenci del colore che volete, che poi diventerà la fascia della vostra mini bag. Ora vediamo insieme il procedimento di realizzazione. Per prima cosa prendiamo il nostro rettangolo più grande, che poi di fatto sarà veramente il corpo della nostra mini bag, ed andiamo a calcolare 2 centimetri dalla parte superiore, quindi in questo modo calcoliamo 2 centimetri e facciamo un piccolo segnetto su entrambi i lati, 1 e 1, 2. E facciamo la stessa cosa nella parte inferiore, sempre lungo il lato più corto. Calcoliamo quindi 2 centimetri dalla base e facciamo un piccolo segnetto, e altri 2 centimetri e facciamo un piccolo segnetto. A questo punto andiamo a prendere il nostro ritaglio di panno Lenci, lo posizioniamo esattamente dove abbiamo fatto i nostri due segnetti, quindi deve corrispondere a 2 centimetri dalla parte alta del nostro ritaglio. Una volta che l'abbiamo posizionato nella parte corretta, lo andiamo a bloccare con degli spilli in questo modo. Ci giriamo, stessa cosa, andiamo a vedere i nostri due segnetti che corrispondono a 2 centimetri dal margine. Posizioniamo il nostro ritaglio di panno Lenci in questo modo e lo andiamo a bloccare con degli spilli. A questo punto andremo alla macchina da cucire e cuciremo a pochi millimetri lungo tutta questa linea, una e una due, quindi spostiamoci alla macchina da cucire. A questo punto, una volta cucito, rimuoviamo i nostri spilli, andiamo a tagliare il filo in eccesso che non ci serve più. A questo punto, voi siete in questa posizione, apriamo i nostri ritagli di panno Lenci, li tiriamo per bene, scendiamo in questo modo, blocchiamo con una molettina o comunque con, se volete, uno spillo, come siete più comode, in questo modo. A questo punto, tenendo come guida la cucitura appena realizzata, andiamo ad inserire un po' di colla lungo tutta questa parte. Mi raccomando, scarpe lontane dai margini, perché poi noi andremo a cucire, quindi se c'è poi la colla calda facciamo molta molta fatica. Stessa cosa da questa parte. Togliamo pure le nostre mollettine, prendiamo la forbice a zigzag ed andiamo a tagliare l'eccesso. L'avanzo del panno Lenci, mi raccomando, non lo buttate perché poi ci servirà. A questo punto, questo sarà il risultato che otterrete. Mettiamo dritto contro dritto, quindi la parte bella delle copelle e del panno Lenci sarà riposto in questo modo nella parte interna. Fermiamo con una molettina in questo modo, ok, ed andiamo a cucire a mezzo centimetro i due margini laterali. Una volta che avete cucito i due margini più o meno a mezzo centimetro, andate a recuperare il quadratino dal cartamodello, riportato dal cartamodello, lo posizionate esattamente in questo modo nei due angoli della base. Andiamo a disegnarci sopra il nostro quadratino,
Questo ci permetterà di creare la profondità della nostra mini bag. In questo modo qua andiamo a ritagliare i due quadrati appena ricavati. A questo punto apriamo il nostro progetto in questo modo, facciamo coincidere le due cuciture, una e una due, ci mettiamo una bella mollettina così non si sposta, pieghiamo ed andiamo a cucire quindi le due aperture. Allora si creerà questa differenza, una e una due, non vi preoccupate, l'importante è che cercate magari di ridurla al minimo, ecco, tanto così, ed andate a cucire a pochi millimetri, tanto le copelle non si sfilaccia, quindi non avete problema che poi si riapre la cucitura. Passate avanti e indietro almeno un'altra volta, così siete sicure che il punto rimane bello solido. Ok, a questo punto rimuovete le vostre mollettine, tagliamo l'eccesso del filo. Ovviamente nel momento in cui tagliamo il filo ci accertiamo che la cucitura sia eseguita correttamente e che sia resistente. A questo punto andiamo a tagliare l'eccesso delle copelle, quindi questo qui. Andiamo a smussare l'eccesso del pannolenci anche nella parte superiore della nostra mini bag. A questo punto, come vedete, abbiamo creato la profondità della nostra mini bag. Quindi a questo punto rigiriamo il nostro progetto e andiamo a realizzare intanto i nostri manici della nostra mini bag. Per realizzare i manici ritagliate dalla carta modello le due sagome, quindi la sagoma poi in doppio, ed andiamo a piegarla in questo modo. La blocchiamo sempre con delle molecchine o con degli spilli. Dopodiché andiamo alla macchina da cucire e andiamo a cucire lungo tutta la sua lunghezza. Spostiamoci alla macchina da cucire così vediamo insieme come cucire i nostri manici. Come vedete, la grandezza del ritaglio di copelle per realizzare il manico della nostra mini bag è, una volta piegato, è della stessa larghezza del piedino base della macchina da cucire. In questo modo voi lo posizionate esattamente nel centro del piedino, in questo modo, ed iniziate a cucire andando pian pianino. Date sempre dei punti di chiusura e andate avanti. Fate poi la stessa cosa, ovviamente, con l'altro ritaglio di copelle. Una volta ritagliati i nostri due manici della nostra mini bag, andiamo a tagliare il filo in eccesso. Dopodiché, con la forbice, andiamo a tagliare l'eccesso delle copelle, cioè praticamente tutto l'eccesso, questo qua dove abbiamo cucito, lo andiamo a ritagliare, quindi a rifinire. Rimaniamo a pochi millimetri dalla cucitura. Una volta che abbiamo rifinito i nostri manici, li mettiamo vicini, ci accerchiamo che siano lunghi uguali. A questo punto dobbiamo andare ad applicarle alla nostra mini bag. Allora, mettiamo all'interno della nostra mini bag un peso, perché sennò, essendo molto leggera, ci cade. Quindi mettiamo un peso all'interno, così ci rimane bella immobile. A questo punto prendiamo il primo manico, lo pieghiamo in questo modo. Allora, quando lo andate a inserire, la parte bella del manico, quindi quella senza cucitura, deve essere di fronte a voi, ok? E lo andiamo a posizionare in questo modo, quindi la pieghiamo così. Punta di cola caldo lungo la base dei due manici, le due basi, apriamo, l'andiamo a posizionare più o meno in questo modo, andate ad occhio, ok? E la prima l'abbiamo incollata, posizionata. Ora giriamo la nostra mini bag in questo modo, stessa cosa, prendete il manico, lo piegate in questo modo, in modo tale che questa parte qui è la parte bella del manico e la cucitura rimane nella parte interna della vostra mini bag. Punta di colla caldo e andiamo a posizionare i nostri manici
alla stessa altezza e distanza dell'altro manico appena posizionato. Avviciniamo la nostra mini bag, così ci accerchiamo che siano posizionate uguali. Perfetto. A questo punto andiamo a recuperare i nostri avanzi di pannolenci. Questo ci servirà per andare a coprire, perché a me non piace, la parte di accaccatura dei manici. Per fare questo piego il mio ricaglio di pannolenci in questo modo, prendo la forbice a zig zag, se ce l'avete, creo veramente dei piccoli cerchiolini, proprio in modo molto semplice, in questo modo, ok? E ora lo andrò a posizionare praticamente dove c'è l'accaccatura dei miei manici, in modo tale che la vada un po' a coprire e va a mascherarsi con il pannolenci che noi abbiamo incollato. Secondo me rimane un lavoro un po' più rifinito, ecco. Poi riprendo sempre il mio ricaglio di pannolenci e faccio la stessa cosa per l'altro manico che ho incollato. Perfetto, a questo punto la vostra mini bag è pronta. Con una forbicina piccola andate magari a rifinire l'eccesso del pannolenci che vi spunta fuori, e questa è la vostra mini bag conclusa e finita. Questa è la profondità, bellissima, veramente secondo me un progetto unico, semplice. Come avete visto è un progetto veramente molto semplice e veloce da realizzare, lo potete realizzare in un sacco di colori e di varianti. Ovviamente se volete potete anche andare a decorare questa parte qui. Per il confezionamento è molto semplice. Allora colgo il mio peso. Il confezionamento può essere fatto in diversi modi, sempre nella box info sotto il video trovate il link diretto al video tutorial per realizzare da voi il sacchettino in organza. Comunque potete usare i sacchettini già predisposti che trovate in commercio, quindi ci mettete all'interno i vostri confetti nell'apposito sacchettino alimentare, bigliettino celebrativo, lo inserite all'interno e la vostra bomboniera praticamente è già pronta. Oppure ancora, se volete creare un po' di dinamismo, diciamo così, realizzate da voi il vostro sacchettino in organza che trovate comunque sul video tutorial, lo inserite all'interno ovviamente con un nastrino della stessa tinta della vostra mini bag, e questo è il risultato. Anche questo secondo me molto molto carino. O ancora, se invece volete donare ancora più confetti, volete fare il fagottino, anche su questo c'è il video tutorial, fate, realizzate il vostro fagottino e lo inserite all'interno in questo modo. E anche in questo caso la bomboniera è pronta. Insomma ragazzi, vi potete davvero sbizzarrire con questo progetto. Spero che anche questo video tutorial vi sia piaciuto, l'avete trovato utile. Mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti. Come sempre vi ringrazio per l'attenzione e mi raccomando, ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao e a presto!